Amici sportivi, eccomi con una coppia datata di veri appassionati di motori. Alcuni di voi magari li riconosceranno, altri no. Alla mia sinistra Luca Bandini, alla mia destra Massimo Agostinelli, quindi la mitica coppia Bandini-Agostinelli, ripercorrendo e rifrasando, come mi ha detto il buon Alessandro Bugelli, un po' una coppia storica, cementata, un po' come fosse Biasio Siviero o Alex Kimimaki. Quante gare avete fatto insieme? Ora il numero preciso sinceramente non me lo ricordo, ma sicuramente tante, perché... Più di 200? Penso di sì. Abbiamo iniziato nel 94. È un attimo a arrivare a 200. Sì, abbiamo iniziato nel 94, quindi... Se non se uno sono 200, fa una media di 10 gare all'anno, sì, forse sì. È una cosa veloce. Forse sì. Dunque, ambedue livornesi, quindi legati al loro territorio, hanno un bel background, hanno un bel palmarès, perché il primo titolo, innanzitutto sono terraioli, perché loro negli anni 90, quando c'era la terra vera, correvano su questo bel fondo che... A noi veri puristi dei rally piace ancora molto, ma che purtroppo non c'è più. No, non è del tutto finito, però noto sempre con più dispiacere che la gente dice che belle prove se si facessero di più, eccetera. Secondo me sì. Sì, noi siamo nati. Il rally è nato. Siamo nati sulla terra di notte, siamo nati con il due ruote motrici. E abbiamo fatto, secondo me, le migliori e le più belle gare che in quegli anni c'erano, perché Costa Smeralda, la Liburna, l'Elba, quindi gare che hanno fatto... Il San Marino, gare che hanno fatto la storia del rally in Italia. Questa è la grande verità. Dunque, il primo titolo l'avete fatto nel 94 con il due ruote motrici nel terra. Esatto. Con che vettura? Vediamo se ti ricordi bene. La macchina era una Peugeot 309, che praticamente era quasi fatta in casa da un preparatore. Ricordatevi, 309, Sì, una macchina velocissima, comunque bellissima, dove praticamente ci siamo divertiti un anno. Abbiamo fatto delle gare veramente belle, proprio come dicevi prima, prove speciali lunghe, bella terra, gare che ora non si ripresentano. Insomma, gare di soddisfazione. Sì, ecco. Senza dubbio. Quello che adesso noto che effettivamente è un senza po' dubbio. Sta un po' scemando la soddisfazione. Con queste gare come si fa? Sono gare sempre più corte, cioè, di giorno. Esatto, di prova. Esatto. Non dove... si è ancora scaldato, si già... No, ma poi dove basta un minimo errore che fai, hai buttato via una gara, insomma, perché non hai comunque margine di riprendere. Prove sempre di 15-20 km, appunto. 25, prove che ci voleva del tempo a farle, ecco. Per cui ricognizioni, si rubava il tempo al lavoro. Era tutto diverso, potevi nel provare. Nel 97 invece non avete vinto, però siete arrivati secondi. Sì, nel lì terra siamo con arrivati, il gruppo N. Esatto, con una Lancer Evo 3, che ci venne affidata da Mauro Nocentini, che per me rimane... Altro toscano, però... Emigrato a Milano, che per me rimane veramente il numero uno in Italia. E ci dette quella macchina, ci dette tutto il supporto che veramente un equipaggio ha bisogno per lottare, per vincere un campionato. Fu un campionato difficile, combattuto, perché... avevamo un avversario che avevamo già avuto col due ruote motrici, che era Marco Tempestini, che è un pilota... Il babbo di Simone, se non sbaglio. Esatto. Che era uno tosto, era uno a cui piaceva sempre vincere, e quindi ce la siamo giocata fino alla fine. Noi abbiamo sbagliato, una gara, abbiamo bucato in una gara alla Sila, ci siamo giocati il campionato lì, perché poi a Aviano, che era l'ultima gara, abbiamo vinto la gara e siamo arrivati secondi per due punti, un punto. Hai appena detto una gara, mi hai fatto venire in mente Aviano, le prove
fra le coltivazioni bellissima, di mais, bellissima, che te pensa come me lo ricordo rettilineo ancora. Bivio, infatti, con queste pannocchie alte che non vedi niente, polvere, esatto. Dicevi, che meraviglia, esatto, così. Poi invece la polvere non ristagna perché non trovava sfogo, dicevi, come la nebbia, uguale, non si vede un tubo. E lì è stata una soddisfazione grossa perché abbiamo vinto in casa di Tempestini, perché lui è di lì, e quindi... Infatti. Non abbiamo vinto il campionato, ma che bei ricordi che ho ancora io. Beh, appena detto Aviano, ho detto che prove, molto belle. Sì, bellissimo. Poi erano le prove di terra del Piancavallo, facevano terra asfalto. È vero. Senti, invece nel 99 avete cambiato sodalizio. Niente più Mauro Nocentini, siete andati in Valtellina e lì avete conosciuto. Dunque, lì nel 99 ci siamo arrivati perché nel 98, sempre con Mauro, abbiamo fatto delle gare dell'italiano, dove andammo... molto bene, un esempio il Ciocco, dove abbiamo vinto tutte le prove speciali, e da lì in quell'anno la Rally Art Italy, ossia Mario Stagni, ci disse che aveva piacere di averci a correre con loro l'anno dopo, e così fu. Quindi diciamo pagavate ma non pagavate più? Allora diciamo che... cioè tanto. I fenomeni non servono, non serve essere fenomeni. Pagare bisogna sempre pagare. Bisogna sempre pagare. Diciamo che noi abbiamo avuto un grosso sostegno da Rally Art Italia, da Mitsubishi Italia, quindi un esempio, se la spesa doveva essere 100, noi portavamo i 50 e i 50 li sopperiva. Però chiaramente avevamo il supporto di una squadra importante, avevamo Pirelli che ci forniva delle gomme che chiaramente abbiamo assaporato di correre a livello a un bel livello. Perfetto, a un bel livello. Bene. E questo quanto vale, quanto appaga? Tanto. Soprattutto in quegli tanto anni. Perché un'esperienza proprio da professionisti, dove avevi tutto, dove te dovevi solo guidare, montare in macchina e quindi nel 99 avevate anche il muletto. Avevamo tutto. Avevamo un muletto, avevamo dei motorhome spaventosi, avevamo il cuoco che ci preparava a mangiare, tutto e di più. I pizzoccheri che si mangiavano nell'assistenza art micidiale. Sì, il dietologo che ci diceva il preparatore atletico. Tutto. Non ci mancava niente. Esatto. E sono esperienze che ti rimangono. Altro che parchi assistenza faraonici di adesso, dove c'è un dispendio di hospitality e cose del genere. Diciamo, c'era già il parco assistenza, non era più l'assistenza fatta in strada come si faceva una volta, però era un po' meno cinema rispetto ad adesso. Hai detto la frase giusta. Ecco, cosa vi è rimasto di questi anni che avete passato dedicandoci tutto il vostro tempo libero? Senza dubbio bellissimi ricordi, il tempo ne abbiamo dedicato veramente tanto, perché ci siamo impegnati tanto, perché poi era un periodo in cui c'era un periodo di ascesa proprio, dove le ambizioni di andare oltre erano tantissime, quindi ci siamo impegnati tanto, ci abbiamo dedicato tanto tempo. A proposito, ma voi come mi siete conosciuti? Vi conoscevate già da giovane, da ragazzi, eccetera? No, così? Noi ci siamo conosciuti... Oppure c'è una scuderia che magari... Ci siamo conosciuti perché io quando, prima di correre con Massimo, correvo con la mia allora fidanzata, con una Peugeottina, e lui correva con un altro ragazzo di Pisa che andava chiaramente molto forte, diciamo, io cercavo sempre di stargli davanti, ma difficilmente ci riuscivo. E allora disse, vabbè, l'unica è togliergli il navigatore, e così il problema fa, e così da lì... L'ha presa la tua fidanzata? No, vabbè, quello... Non è che magari è diventata tua moglie, quindi... No, io la moglie l'ho conosciuta in un rally mondiale, figuriamoci, dall'altra parte del mondo, e quindi... Il mondiale, poi siamo arrivati a fare il mondiale e è servito anche a questo. Vedi che belle storie. Sì. Il rally compendio di vita. Sì. Comunque, ecco, ora che... quanti anni è che siete licenziati voi? E io dal 88. 88. Io 86. Quindi ha voglia. 86. Ecco, ora non vi viene voglia di tornare a fare almeno con le storiche qualcosa? Di solito storiche, sinceramente, mi verrebbe voglia di fare un'altra gara su terra con una macchina da assoluto, ma giusto per capire come sono.
Sì, giusto per capire come sono, abbiamo fatto nel 2014, mi sembra, Livorno su terra con un Super N. Hai visto una Subaru? No, siamo arrivati di secondi dietro al povero Grossi, e quindi abbiamo capito che poi sostanzialmente siamo rimasti fermi qualche anno, però ecco, non è che ci siamo dimenticati di buon come... Pucci, lo sapevate che esatto, io ero corso col Pucci? No, questo non lo sapevo. 87-89 gli anni che ho fatto assieme a lui. Noi abbiamo fatto tante gare quindi, con Pucci, era una persona splendida. Fantastico. Splendida, poi la terra gli piaceva da morire. Sì. Vabbè, comunque... Capitato purtroppo l'anno scorso è stata un'annata veramente deprecabile, però sì, perché sono mancati tanti validi esponenti del realismo italiano. Quindi dicevi la vostra idea era quella magari adesso di portare avanti riuscire, o riprovare. No, riuscire magari a fare una gara magari non andando molto lontano con una macchina. Beh, ci sono due gare che vi posso dire perché le ho seguite in primis. Il Tuscan, che non è male, che siamo alle vecchie prove del Sanremo. Sì, sì. E mi hanno detto, anche se purtroppo non è più, è stato un po' declassato, il buon Val d'Orcia, che c'ha sempre delle belle prove. Sì. Ecco. Ora, mentre venivamo qua, Max parlava di un'altra gara, diceva o Svezia o Arctic. Lui, lui va un po' più lontano, però sinceramente vogliamo fare. Allora, sarebbe da rifare. Abbiamo fatto Svezia, abbiamo fatto Argentina. Visto che facciamo così, io vi consiglierei una gara che così fate anche una bella vacanza. Andate a fare Nuova Zelanda. Abbiamo fatto due volte. Siamo stati due volte. Quindi, due volte. Io ho perso un amico perché sono andato giù col Cookie Friend nel 1990. Nel 90 ha fatto il biglietto di andata e ritorno. Nel 91 ha detto, mi spiace, quando eravamo nel volo fra Sydney e Auckland, mi ha detto, non ti ho ancora detto che io non ho fatto il biglietto di ritorno. Io credevo fosse una stupidata, invece no. E da allora vive là. Se dovessi scegliere una gara da rifare... Nuova Zelanda o Australia. La prova dei o Australia. Takapuna. O Australia. Oppure altre cose. Cioè, ma da no, 46 dubbio, km di prova. Noi l'abbiamo fatta a 59. Più di 59. 59 una prova. Si faceva la mattina 59 km, parco assistenza 59 km. Comunque molto veramente, bello. Molto bello. Veramente bello. Poi un paesaggio completamente diverso. Posti veramente belli, terra molto particolare, fondo molto particolare. Diciamo che ogni gara di mondiale ha le sue caratteristiche. Sai, mentre l'Australia è velocissima, sì, e c'è questa terra rossa, c'è questa terra fatta sferetta, invece no, là è proprio una cosa. Oltretutto, la Nuova Zelanda rappresenta quello che è l'Italia per l'emisfero del sud, perché ha le montagne che arrivano a 4500 metri e poi c'è il mare. In effetti, la usavano i nostri atleti della montagna, degli sciatori, che quando qua era estate si andavano ad allenare là, fin quando purtroppo, in un disgraziato anno, chi va forte sugli sci va forte anche in macchina, hanno fatto un incidente e credo ne siano morti due o tre. E da allora, per vari motivi, ecco, anche lì la Federazione Italiana Sport Invernali ha deciso di non fare più le trasferte in Nuova Zelanda e ha dirottato in questi ultimi anni in Argentina. Ah, ecco. Abbiamo fatto anche quello, quindi, è lì che ho conosciuto la moglie. E quindi, anche sì, molto difficile come gara, molto difficile. Diciamo che comunque tutte le gare del mondiale sono generalmente molto veloci. Cioè, a differenza delle nostre gare, le medie sono molto più alte rispetto alle nostre. E poi c'è il Gran Premio su terra in prova unica che era i Vaschi la sulla yacht, sì, e lì invece... Lì si parte prima e seconda solo per partire, poi per il resto solo marce alte. Esatto. Però sono quelle esperienze proprio che... No, è senza dubbio quando poi vai a correre nel mondiale... Innanzitutto bisogna avere un altro passo. Sì. Ma più che altro innanzitutto ci vuole un passo devi imparare a non provare le prove a sfinimento come tanti hanno fatto e sicuramente faranno in Italia. Una destra 3, una destra con particolare ampiezza, allora, note riscontro, eccetera, note riscontro. Perfetto. E abbiamo fatto forse anche qualche prova senza note, perché il tempo per provare è limitato è vero. E ci siamo trovati anche a far quello. Comunque così, a me fa piacere veramente quando in studio trovo delle persone amanti delle gare come sono Luca Bandini e Massimo Agostinelli, perché oltre a essere dei veri appassionati hanno capito e provato
nella, come loro esperienza, il fatto stesso che quando si ama uno sport lo si ama in toto, lo si respira a pieni polmoni, lo si vive completamente. Non lo si fa per snobismo, uno non va a fare il mondiale perché vuole fare lo snob, no, lo va unicamente perché si pone degli obiettivi e se poi li traduce in positività è la cosa più bella, sono traguardi. Sono come nella vita, tu magari imprenditore o tu in altre attività, quando uno arriva e si pone un obiettivo e lo raggiunge, non si è mica felici come una Pasqua. Sì, no, è un mettersi alla prova e confrontarsi con una realtà chiaramente diversa, molto più difficile. Uno secondo me deve provare a fare una cosa del genere. Se è amante del rally deve provare a fare delle gare mondiali. Senti un po' Massimo, quando è che ti chiederà allora magari di... Sei pronto per fare una garetta qua con questa R5? Sì, Dio buono. Che poi penso... sono convinto che non sono granché, dai, fin dei conti. No, io ho corso già con l'R5, l'ho usata con Ricci al Mondiale Sardegna. Bella macchina, macchine da professionisti veramente, dove... fisicamente devi essere preparato per starci sopra, perché comunque non è che ti puoi improvvisare e montare su un R5 e fare una gara e andare forte, e ci devi mettere tutta una componente di cose perché tutto funzioni bene, perché tu riesca ad andare forte. Quindi il buon Ricci Bresciano, se non sbaglio, sì, che sì, corre sempre con delle gomme Yokohama, sì, particolari, esatto, ecco, esatto. Come sono queste gomme per la terra? Ma sono buone, noi le avevamo già usate, io oltre a usarle con Ricci le avevamo già usate in delle gare del Trofeo Terra e senza dubbio in alcune condizioni riescono a fare la differenza. Il problema è che dovresti avere una gamma di gomme talmente vasta per poter avere sempre la gomma giusta nel momento giusto. Vabbè. È chiaro che poi se sei un cliente ordinario hai una gomma ordinaria, se sei un cliente d'elite hai delle gomme particolari, più performanti. Questo succedeva anche nel mondiale, succedeva nelle gare dell'italiano, che anche quando si faceva l'italiano sicuramente noi avevamo gomme che gli altri non avevano, leggermente più performanti, che poi possano fare la differenza e possano anche non farla, e dipende poi da come la sfrutti, come riesce a sfruttare la gomma. Ultima domanda, Luca. Dei due, chi è più nervoso in auto? Penso io. Ma è un nervosismo positivo o un nervosismo... No, nessun dei due è nervoso in macchina. Appunto, perché uno che fa la gara dei mondiali, il nervosismo è una cosa... Allora, all'inizio, le prime gare che abbiamo fatto insieme, che Luca era molto giovane, era molto esuberante... Io sono sempre stato abbastanza tranquillo, invece lui si agitava parecchio, si innervosiva parecchio. Ora col tempo si è molto calmato, è riconoscibile, veramente. La saggezza porta a questa calma? Sì, penso di sì, gli anni, i figli che ti nascono e quindi... E poi no, poi comunque penso che con gli anni uno riesce a domare questo nervosismo e a trasformarlo poi in... Ultimissima domanda e ultimissima risposta. Il ricordo più bello che hai della tua attività sulla terra o in giro? Ricordo più bello sulla terra, vabbè, chiaramente il primo trofeo di Orasio Motrici, perché è il primo campionato che vinci. E il ricordo di una gara in particolare sulla terra, 97, il rally della Sardegna con l'Evo 3, quando abbiamo vinto la gara sull'ultima prova. E ho sempre nella mente l'immagine, mi ricordo questa prova finiva su una destra veloce e poi c'era un piccolo rettilineo, uscite da questa curva, vedere Mauro Nocentini che saltava al tavolo del cronometrista e lì capì che avevamo vinto la gara. Infatti, una volta arrivati lì, dai pugni che dava sul tetto, avvallò anche tutto il tempo. La passione di Mauro è eccezionale, veramente. Quella ricordo che... Ti invogliava, lui ci metteva sempre grande personaggio, infatti. Grande personaggio. E tu invece cosa ricordi di bello? Senza dubbio abbiamo pensato la stessa cosa. Sì? Sì. Il tavolino con i pugni, con in fondo il Maurone. Non proprio il tavolo, però la situazione di quella prova, che praticamente quella gara lì, l'ultima prova eravamo
secondi a tipo una quindicina di secondi, forse di più, non ricordo bene, ma abbiamo vinto con un bel margine su Tempestini e fu veramente una bella vittoria quella. Veramente un bel ricordo. Tu hai bimbi? Due figlie. Tu? Ecco, Due figli. se i vostri figli vi dovessero dire babbo, voglio iniziare a correre, cosa gli dici? Purtroppo ce n'è quello più grande che ora ha preso il patentino, quindi la moto da enduro, e ora inizia un po' con il kart, vorrebbe, cosa Nel dire? femminile sono più Ma avvantaggiato. io avrei Sì. piacere, sì, sarei soddisfatto che seguissero le mie orme sportive, però non credo che siano No. le loro ambizioni. Vabbè, vedete come passa il tempo e non ci si praticamente, non ci, è come una bella parlata a un tavolo di un bar, invece siamo qui e vi abbiamo ripresentato, vi abbiamo fatto rivedere due grandi personaggi della storia degli anni 90 e soprattutto dei Rally su Terra. Luca Mandini alla mia sinistra e Massimo Agostinelli alla mia destra. Ricordatevi, stampatevi bene il loro viso. Se ce la fate adesso che con internet si può fare tutto, andate a vedere le gesta e i tempi e i loro risultati e vedrete che questa sera avete assistito ad un'intervista piacevole, ma soprattutto a due personaggi che hanno lasciato la loro impronta. Grazie Luca, grazie Grazie Massimo e quando magari vorrete ritornare qui a a voi. Grazie. portarci un po' di pillole del passato, sempre ben Senz'altro. accetti. Dopo la gara, che faremo? Vediamo. Non male. Aggiudicati. Perfetto. Arrivederci e grazie a voi Salve. della vostra attenzione.